Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo ritornati con i video dopo 3 giorni che sono stati di fuoco per me, dove non ci ho capito assolutamente niente. Tornati a un po' di relax, finalmente commentiamo le partite. È ritornata la nostra cara ed amata Serie A, iniziata oggi l'ottava giornata con Genoa-Bologna, finita sul risultato di 2-2. Prima di andare a commentare la partita, like, commento, iscrizione, condivisione e campanellina, cose importantissime, ma che voi ci mettete poco per farle, quindi fatele che vi costano poco. E con 5 semplici clic, c'è una semplice cosa da fare, rimanete aggiornati sul canale a 360 gradi, quindi aspettate, fatelo. Se volete, ditemi la vostra, qui sotto nei commenti, tifosi genuani, bolognesi e non. La mia analisi della partita in questo video andrò a farvela, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Che dire, ragazzi? Due squadre un po' così altalenanti in questo inizio di campionato. Il Genoa, dopo il grande inizio, la grande stagione dell'anno scorso, sta un po' calando e non sta riuscendo ad ingranare, anche se secondo me il pareggio di oggi può dare una botta di fiducia. Invece il Bologna con Italiano un po' così e così. Ci sono partite dove passi in vantaggio e poi ti fai riprendere, vabbè, un classico di italiano quello, ma oggi veramente il primo tempo, ragazzi, è stata una gara a due facce, ecco, se possiamo definirla con il termine giusto, una gara a due facce. Comunque, stavo dicendo, è stata una partita un po' a due facce. Nel primo tempo, ragazzi, abbiamo visto un Bologna che faceva calcio. Ha giocato bene, hanno creato parecchie occasioni verso la porta, però, classico del gioco di Italiano, fai un gol, in questo caso quello di Orsolini, che su assist di Moro si dribbla a mezza difesa del Genoa, tiro, gol, finalmente si sblocca, l'abbiamo sentito in conferenza stampa durante la partita che stava lavorando tanto ed era fiducioso di sbloccarsi e l'ha fatto infatti. Classico però del gioco di Italiano, le gare non si chiudono. Il Bologna attacca, 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 ma non riesce a chiudere la gara, come si è visto anche l'anno scorso alla Fiorentina. Il classico di Italiano in questo: tu attacchi, 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 ma non segni. E ci possono essere anche dei momenti di smarrimento nella partita, come è successo nel secondo tempo. Nel secondo tempo, tu, oltre al gol di Odegaard, che dalla distanza sul pallone che gli è rimbalzato nei suoi piedi ha tirato. Ha messo a segno un missile di gol clamorosi 2-0. Dopo quello non hai creato niente, ti sei chiuso dietro. Il Genoa è avanzato ed ha iniziato a giocare a calcio ed ha fatto partire la rimonta dal 73esimo in poi. Dal 73esimo in poi arriva il gol di Pinamonti. Pinamonti che su assist di Ekator ha domestico il pallone bene in area di rigore e fa 1-2 e la corce giustamente. In quel momento il Genoa inizia a crederci, il Genoa inizia a spingere. Il Genoa inizia a spingere perché vuole questo pari che potrebbe comunque dare un'iniezione di fiducia. E arriva all'85esimo, esattamente 12 minuti dopo il gol di Pinamonti. Cross in mezzo di Aaron Martin, Pinamonti stacca imperiosamente, se ha staccato 3 volte tanto i difensori del Bologna, che se lo perdono completamente, Pinamonti colpisce di testa e fa 2-2. Un pareggio che, se vogliamo, per me serve di più al Genoa. Serve di più al Genoa. Perché comunque oggi il Bologna ha l'ennesima dimostrazione che Italiano è un allenatore limitato. Un allenatore limitato perché comunque tu oggi nel primo tempo eri in controllo della partita e nel secondo tempo ti bastava chiuderla e se vogliamo in un certo senso anche l'hai fatto, però con Italiano non c'è mai sicurezza. Ti si può rimontare in qualsiasi momento perché le squadre di Italiano sono parecchio disattente là dietro in difesa e infatti il Genoa ha fatto 2 gol in 12 minuti e si conferma una squadra limitata che ti fa una grande prestazione ad Anfield e comunque nonostante perde ha fatto una prestazione onorevole. Per loro è già tanto esserci in Champions League e in campionato ti fa queste prestazioni defecanti, perché io lo definirei defecanti. Brutti brutti nel secondo tempo, favolosi nel primo, brutti nel secondo e
sono i limiti di Italiano, che comunque si conferma essere un allenatore mediocre e che non sa gestire le fasi della partita e che non sa leggere le fasi della partita. Mentre per quanto riguarda invece il Genoa, è un punto che potrebbe dare un'iniezione di fiducia. Io non esonererei Gilardino, gli darei ancora un po' di tempo per dimostrare che anche quest'anno la squadra c'è e può fare qualcosa, nonostante le mancanze importanti di Retegui e Gudmundsson. Io aspetterei. Per quanto riguarda la trattativa Super Mario Balotelli, proverei a prenderlo. Ci proverei a fare almeno un tentativo perché secondo me la voglia di riscattarsi ce l'ha e un attaccante così al Genoa serve. Dunque, per quanto riguarda la situazione di classifica, il Bologna è tredicesimo a 9 punti in 8 gare, ancora poco, perché comunque se il Bologna quest'anno almeno vuole provare a rimanere attaccato al terreno Conference League, questo non è di sicuro un andamento giusto, perché almeno ci devono provare a non sdegnare la stagione dell'anno scorso, ma con questo allenatore la vedo difficile. Invece il Genoa 17esimo a 6 punti, ancora male, in 8 gare 6 punti sono poche, ma nonostante questo secondo me questo pareggio può dare un'iniezione di fiducia e può far capire che il Genoa quest'anno per la salvezza, tranquilla o più o meno, ci può essere. Comunque, questa è la mia analisi post partita Genoa Bologna 2-2. Se volete, ditemi una cosa anche sotto nei commenti. Se volete, lasciate like, commenti, iniziate con condivisione e campanellina, cose importantissime. Ma voi ci mettete poco per farle, quindi fatele, che vi costano poco. Con 5 semplici click e 5 semplici cose da fare, rimarrete aggiornati sul canale a 360 gradi. Quindi aspettate, fatelo. Se volete, ditemi una cosa qui sotto nei commenti. Tifosi genuani, bolognesi e non la mia analisi della partita in questo video, ve l'ho fatta. Io aspetto solamente la vostra qui sotto nei commenti. Ci vediamo dopo con Milan Udinese e dopo Milan Udinese c'è Juventus Lazio. Grande giornata di calcio oggi e poi domani torna il nostro Napoli che va di scena ad Empoli ad ora di pranzo a mezzogiorno e mezza. Ci vediamo dopo con Milan Udinese. Ciao ragazzi.